Ciao e bentrovati, sono Rocco Schifano, per quanti non mi conoscono, artista, e vi invito a guardare il mio primo video di presentazione di 2 settimane fa. Come accennavo in quel video, sono passato nel tempo da una pittura classica formale a una pittura astratta a volte informale e questo mi permette di muovermi molto liberamente e di esprimere contenuti che prima mi era molto difficile esprimere, se non impossibile, e mi permette di farlo, con una certa energia. Oggi voglio presentarvi una mia creazione di qualche mese fa. Si tratta di un dipinto realizzato con smalti lucidi su un pannello di multistrato dello spessore di 10 mm, che misura 52 cm circa di base per 64 cm di altezza, che rappresenta, come avete visto, il fluire della passione. Qui esprimo la forte energia che anima la passione, ma la passione per la vita in genere, attraverso queste forme di colore rosso fuoco tendenti a color terra, che con i loro getti di verdone al loro interno radicano questo sentimento, lo rendono più concreto, più forte. Perché la scelta del verde? Perché istintivamente il verde lo associo alla vegetazione, quindi alle radici, alla vita nelle sue profondità. Per me la passione è vita. Una persona più è viva e più è passionale. Ogni passione presuppone una certa energia, la vita è energia, è solo questione di energia secondo me. E il benessere psicofisico scema quanto più cale il livello di energia. Ora con questo non voglio dire che necessariamente dove c'è energia c'è vita o presenza o passione. Anche una grande vincita milionaria oppure l'assunzione di alcune sostanze può indurre il corpo a sprigionare grandi quantità di energia, ma non per questo la persona è viva, presente o passionale. D'altro canto, di contro, una persona può essere profondamente quieta, profondamente rilassata ed avere e vivere uno stato altissimo di totale presenza, in questo caso però un altissimo livello di energia, anche se distribuita in maniera uniforme, armoniosa su tutta la vasta area di corpo, mente e cuore. Ecco, è di questa energia che parlo qui, di un'energia, di una passione, di un'energia che è presenza. Qui la passione con la sua energia è consapevolezza. Come potete osservare, insieme con le fasce colorate rosse che rappresentano il movimento passionale, ho inserito di getto queste tracce, come vedete, di color nero, che trattengono in qualche modo il sentimento, lo strutturano, senza però bloccarlo, senza reprimerlo. Quindi abbiamo un sentimento passionale che si struttura, diviene consapevole e rende presente il suo vivere. Quindi ora il sentimento della passione non è più un qualcosa che ti prende e ti porta via contro la tua volontà, ma è un sentimento, è un tuo spazio profondo che tu vivi consapevolmente e con tutto te stesso. È uno spazio che ti richiama amorevolmente e ti invita a fare esperienza di sé e quindi di te. E quindi non sei più uno schiavo della passione, ma diventi re, re di te stesso. Anzi, dirò di più. Ora la passione accresce ancora di più la sua potenza, perché la vivi consapevolmente. Adesso la passione si nutre di te e tu ti nutri della passione, quindi c'è un nutrirsi reciproco e amorevole in questa eccitante danza. Come dicevo all'inizio, non ho voluto rappresentare una passione, legata al rapporto tra due persone, tra due corpi, tra due cuori, tra due anime, proprio perché non volevo rappresentare una passione, che avesse in qualche modo a che fare con uno spazio erotico, ma mi rendo conto che comunque proprio cioè l'energia, che smuove la passione per la vita in genere ad avere una carica, sensuale. Allora la vita, mi chiedo, che è tutta veramente da scoprire, è infinita e quel poco che sappiamo forse neanche lo conosciamo, presumiamo solo di saperlo. Sono energie, questa della passione, con altre energie che fanno parte della nostra sfera istintuale, sono il nostro cibo, la nostra linfa vitale, quindi più ci nutriamo da esse, più estendiamo i nostri rami al cielo, più ci apriamo spiritualmente. La realtà istintuale e la realtà spirituale, io non credo minimamente che siano due realtà antitetiche, sono certo due realtà in qualche modo diverse, ma fanno parte di un unico fluire. Certo, più le reprimiamo, più le giudichiamo, più le condanniamo e più pian piano assumono connotazioni distorte, si caricano di significati molto violenti fino a creare i mondi che tutti conosciamo. Per concludere, la pittura mi permette di esprimere dei contenuti molto profondi, di dargli forma e al tempo stesso i contenuti profondi mi permettono di creare il dipinto, di creare il quadro o qualsiasi altra cosa.
Io vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì fra 2 settimane. Vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like se vi è piaciuto. Vi auguro una buona vita creativa e ci vediamo presto. Ciao!